bentornati sul mio canale. Io sono Linda. Oggi in questo video parlerò di libri, in particolare di acquisti fatti ad aprile. Maggio è il mese che di solito viene dedicato ai libri, si chiama appunto il maggio dei libri, quindi ho deciso di dedicare ai libri due video, uno che riguarda appunto gli acquisti di aprile. Magari vi viene qualche idea o siete in cerca di ispirazione per acquistare qualche volume o qualche libro, e uno dedicato a delle brevi recensioni o comunque a degli acquisti che farò successivamente. Intanto vi faccio vedere oggi gli acquisti di aprile, un po' tantini veramente questo mese, mi sono un po' allargata, però c'erano anche un sacco di sconti, ho fatto un sacco di affari, devo dire la verità, e quindi ve li mostro, ne parliamo rapidamente, magari a qualcuno può venire qualche idea. Li ho divisi per categorie. E comincio subito dalla raccolta Storie senza tempo. Questo mese ho preso Madame Bovary e Piccole donne crescono. Questi volumi fanno parte di questa raccolta, appunto, Storie senza tempo della RBA, che sono veramente favolosi, bellissimi, però io mi sono fermata momentaneamente a 10. Dopodiché, se ce ne sarà qualcuno veramente interessante che manca la mia libreria, lo prenderò, altrimenti non credo che proseguirò tutta la collana, perché pur essendo stupendi, diventa un po' difficoltoso. Ho trovato un'occasione, cioè più che un'occasione, cercavo tempo fa i libricini di Camilleri, che erano in uscita in edicola con Repubblica. Quando sono usciti sono riuscita a prenderne solo uno, poi erano sempre finiti, non mi ricordo, forse venivano un euro, solo un euro, e a ciò avevo rinunciato. Invece proprio 2 giorni fa, proprio casualmente, parcheggiando la macchina accanto all'edicola, li ho visti esposti, ho chiesto e ho preso tutti quelli che c'erano. Quindi eccoli qua, io amo Camilleri, ho praticamente tutto quello che ha scritto e ho letto tutto quello che ha scritto. Questi non ce li avevo, li volevo anche perché comunque mi piace anche avere proprio la collezione completa, e quindi li ho presi tutti, cioè ciascuno a 1 euro. Quindi credo di aver fatto un colpo gobbo, ma non tanto perché li ho pagati meno, quanto perché anziché aspettare una settimana ce li ho tutti in una volta. Sono piccolissimi, si leggono facilmente. Poi, per quanto riguarda il settore scuola, ho preso, usufruendo tra l'altro del bonus carta del docente, ho preso alcuni libri, due, forse no, ne ho presi 4 della Erickson. Questo, Imparo con i Labbook, Italiano, Storia e Geografia, classe quinta, e devo dirvi che in realtà è stato un po' un acquisto sbagliato. Cioè, ero convinta che dentro ci fossero le matrici, diciamo, quindi i campioni, non so come dire, dei lapbook per fare le fotocopie, perché avevo visto degli argomenti che mi interessavano. In realtà sono a colori e sono di cartoncino, quindi non va bene per l'uso che ne devo fare io, però poi troverò un altro uso, mi inventerò qualcosa. Comunque questo l'ho comprato e devo dire che ne avevo già altri due. Classe terza, e poi il mio primo lapbook, che se non ce l'avete ve lo consiglio perché è quello veramente indispensabile per tutti i template dei lapbook, quindi quello è quello veramente importante. Poi ho preso questo, Scienze al volo, perché mi piaceva l'idea di avere un libro da tenere in classe con le raffigurazioni e le categorizzazioni degli animali, degli insetti, degli uccelli, divisi appunto per famiglie, per tipologie. Mi è piaciuto e l'ho preso. Non è un libro di approfondimenti o che ne so, di ricerca o di studio, niente, cioè proprio immagini e categorie. Mi è piaciuto e l'ho preso proprio per quel gusto di prenderlo. Poi ho preso anche altri due libri della Erickson, che però non posso mostrarvi perché li ho presi in formato ebook. Uno è Disfa qualcosa, non mi ricordo in questo momento. Comunque è Disfa Libreria. Sì, Disfa Libreria. È un mega contenitore in cui ci sono
file di matematica, di geografia, di scienze, di italiano, l'appbook, c'è di tutto e l'ho comprato appunto in formato PDF, file. E su questo devo dire mi sono trovata veramente bene perché c'è di tutto un po'. E poi ho preso, ma ve ne parlerò anche in un altro video, ho preso un libro, un po' in ritardo, ma meglio tardi che mai, un libro di, il diario di Anna Frank, edito da, Erickson, con degli approfondimenti, con le immagini, molto carino, proprio accessibile a tutti, perché l'ho preso in formato ebook e PDF, quindi anche proiettabile alla LIM. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Sempre parlando di ebook, adesso qui ho la versione cartacea che l'avevo presa in prestito in biblioteca, nella biblioteca della mia scuola, però poi io lo volevo per me, l'ho comprato e l'ho comprato in versione ebook, quindi adesso vi faccio vedere però la versione cartacea. Ho preso la Divina Commedia edito da Edizioni La Spiga. Perché quest'anno che abbiamo festeggiato e abbiamo parlato più volte dei 700 anni della morte di Dante, diciamo che con i bambini abbiamo approfondito tantissimo, abbiamo usato vari testi, tra cui anche questo, che ho trovato veramente carino. In realtà è un testo più per le scuole medie, ma l'ho trovato perfetto anche per la quinta, ovviamente non da leggere dall'inizio alla fine, però per quello che serviva a noi, tipo approfondire qualche personaggio, scoprire il perché di qualcosa, vedere anche delle belle illustrazioni, è stato veramente utile. Quindi in classe ho usato il cartaceo, però poi ho comprato la versione ebook. Sempre rimanendo in tema scuola, ho preso questo che avete già visto su Facebook e mi avete anche chiesto di parlarvene, quindi di fare una breve recensione che farò a breve. È questo, un libro bellissimo, Possiamo cambiare il mondo, l'educazione civica raccontata ai bambini. È un libro stupendo, tutto sull'Agenda 2030, sugli obiettivi, che io sto utilizzando tantissimo. L'ho comprato questo mese e già l'ho divorato e l'ho utilizzato tanto. Ogni settimana utilizzo qualche capitolo, leggo qualche capitolo ai bambini, ma lo utilizziamo proprio come base, come strumento di lavoro, ma ve ne parlerò meglio in un video a parte o comunque in un post a parte. Comunque top, bellissimo questo libro. Poi, sempre per quanto riguarda l'uso scolastico, ma non solo, ho preso tre volumi dei grandissimi. Uno è Martin Luther King. Un altro è Falcone e Borsellino e l'altro è sempre la nostra cara amica Anna Frank, perché quest'anno con la mia classe siamo entrati nel tunnel di Anna Frank e scoprirete anche il perché e per come ho tutti questi libri in un video che farò dedicato a delle attività da proporre in classe quinta che poi troverete in estate. E, oltre a questi, sempre delle edizioni L, ho preso questo che mi sta tornando veramente utile, Roma, che fa parte della collana Le Guidine, ed è un libro carinissimo. Adesso noi in geografia siamo arrivati al Lazio perché l'abbiamo lasciato per ultimo, abbiamo fatto tutte le regioni, adesso iniziamo il Lazio, ce lo prendiamo come tempo anche di approfondimento, essendo la regione appunto dove viviamo, e in questo libro, ovviamente facendo anche un approfondimento su Roma, questo libro è l'ideale perché c'è tutta una parte dedicata alla storia, con dei capitoletti brevi ma simpaticissimo, con delle belle immagini, per esempio Sette Re per Sette Colli, le oche del Campidoglio, perché sullo stemma di Roma c'è scritto SPQR, poi c'è tutto uno speciale su Giulio Cesare, parla di Cicerone, di Spartaco, e poi c'è una parte bellissima che parla dei posti da visitare a Roma, ma proprio come attualità, e anche di attività che si possono fare a Roma, posti assolutamente da non perdere. Quindi ci sono anche delle ricette tipiche, è proprio carinissimo, ve lo consiglio, non costa neanche tanto, 9 euro, lo stiamo utilizzando tanto proprio in classe per farci venire la curiosità. Poi
Poi un altro libro che ho preso, che sto leggendo, ce l'ho in lettura, l'ho quasi finito, anche di questo ve ne parlerò poi nel prossimo video perché già mi piace tanto, è questo libro Gesù come un romanzo. È un libro veramente, veramente carino, ma ve ne parlerò prossimamente. Poi andiamo avanti, andiamo a noi. Mi sto muovendo troppo e vedo che la fotocamera fa fatica a mettere a fuoco. Comunque, ho approfittato degli sconti Feltrinelli che davano la possibilità di acquistare due libri a 9 euro o 9,90, non ricordo, e ho preso Circe che sto leggendo, vedete c'è il segnalibro, perché in realtà io volevo prendere, avevo nella mia wishlist la canzone di Achille, però ho visto questo. Ho visto che era la stessa autrice e ho detto vabbè dai, partiamo da Circe. Quindi ho preso questo, lo sto leggendo, finora devo dire che mi sta piacendo, però ne parlerò poi al prossimo video. Ho preso anche Il peso dei segreti, mi ha incuriosito la trama, vi farò sapere. Poi andiamo avanti sempre con gli sconti, gli scontissimi, due libri 9,90. Ho preso I Medici, ma per forza perché sono entrata nel tunnel dei Medici, vedendo tutte le puntate, tutte le stagioni della serie TV. E quindi mi andava di completare la mia cultura storica con questo testo. Tra l'altro, io non sono stata mai una, diciamo. No, che non sono stata un amante della storia, anzi, a me la storia piace tanto, solo che era un po', cioè, avevo sempre un rapporto di amore e odio con la storia in tutte le classi di scuola che ho frequentato. È stata proprio una materia molto ostica per me, sempre, ma non perché non mi piacesse, per vari problemi che non sto qua a raccontarvi. Quindi ho scoperto e sto scoprendo la bellezza della storia e soprattutto di alcune storie che riguardano la storia più in là nel tempo e mi piace proprio tuffarmi in certi ambienti. Quindi questo assolutamente. E poi un altro che ho abbinato per prenderne due con lo sconto e che leggerò però in inverno o comunque a Natale è Le incredibili luci delle stelle di Karen Swan, perché avevo visto che era consigliato da Elena Sinigaglia, che è una ragazza che seguo su Instagram, che ha un sacco di libri e dà dei consigli veri, 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 oh, top. Andiamo avanti. Ho preso Usati, quindi scontati del 50%. Un giorno che ero andata in libreria e ho trovato che la mia libreria di fiducia fa anche questo servizio di libri usati al 50%, due libri che avevo nella mia wishlist da tanto tempo. Uno è Wonder, e voi vi chiederete: ma come, non avevi ancora letto Wonder? In realtà l'avevo un po' leggiucchiato quella preso in biblioteca, ma non l'avevo mai letto dall'inizio alla fine, e comunque volevo averlo perché è un libro che secondo me è bello e utile anche da tenere per i ragazzi, per la scuola, eccetera. Quindi ho preso questo e poi ho preso un altro libro che avevo in wishlist di Lisa Taddeo, Tre donne, che ancora non ho letto, vi farò sapere poi quando li leggerò. Ogni tanto poi su Instagram io pubblico delle mini recensioni. Poi, sempre diciamo metà e metà tra il mondo della scuola e la vita privata, ho preso In edicola. Ho trovato un po' dopo che c'era stata la prima uscita, per puro caso, avevo trovato questo Storie e miti del mondo classico, l'Odissea, credo, sì, no? Non mi ricordo. Dunque, avevo trovato, sì, l'Odissea. L'ho preso perché io devo dirvi che in realtà sto messo un po' male con i miti e insieme alla storia, niente, è una cosa che non mi è mai attratto, comunque non mi è mai entrata in mente, in testa. Però quest'anno, per esempio, i ragazzi in classe mia sono appassionati e quindi appena l'ho visto ho detto: ma sarà la volta buona. Questi sono stati pubblicati anche con la Repubblica, c'hanno delle belle illustrazioni. Ho detto: vabbè, dai, lo prendo. Poi mi sono accorta che era il 2,
il secondo volume di quattro che potevo fare, li lasciavo e quindi ho fatto, li ho completati. Ho preso gli dèi dell'Olimpo, che è il volume 1, ho preso Leggende dell'antica Grecia e ho preso l'Iliade. Quindi va bene, mi posso anche specializzare in miti e leggende dell'antica Grecia. E quindi questo fa parte del pacchetto edicola e del pacchetto miti e leggende. Poi mercatino dell'usato per soli 12 euro, questi. Cioè, tutti 12 euro. Ho preso Finché ci saranno le farfalle giunti, poi vedete che sono nuovissimi, nuovi di zecca. Non chiedetemi perché l'ho preso, ma sono stata attratta dalla copertina. Speriamo che sia bello quanto la copertina. Poi ho preso questo di Liliana Segre, Enrico Mentana, La memoria rende liberi. Ecco qua. Perché sì, perché ho pensato che ci sono dei momenti comunque anche nella vita in cui bisogna leggere anche ciclicamente delle cose a tema. Quindi quest'anno che mi sono molto immersa nel tema durante la settimana della memoria, che ho fatto durare il mese della memoria, diciamo che mi sono maggiormente sensibilizzata a certi temi e voglio ancora continuare ad approfondirli. Poi ho preso, e in realtà ero andata al mercatino per prendere solo questo che vi sto mostrando, però poi da cosa nasce cosa l'ho trovato, ma ne ho preso anche altri, è andata così. E sempre della Feltrinelli ho preso La settima onda, eccolo, che è il continuo di, le ho mai detto del vento del nord, mi sembra che si intitolasse così. Le ho mai raccontato del vento del nord, è il volume 1 che ho letto un paio d'anni fa e mi è piaciuto tantissimo. Ieri sera ho scoperto, non mi ricordo come, che c'era in uscita il seguito, potevo lasciarlo, l'ho scoperto ieri sera, oggi sono andata a cercarlo e per la modica cifra di 3,95 € anziché 16 l'ho trovato nuovo di zecca al mercatino dell'usato. Dopodiché, ultimo. Cioè, veramente non ultimo, perché sono due, però mi sono solo accorta adesso che uno ce l'avevo già in casa. Ma infatti il titolo mi diceva qualcosa, pazienza, lo regalerò. Perché per quanto è costato non mi conviene tornare indietro a restituirlo. Quindi, siccome è nuovo di zecca, non c'è scritto niente, proprio il nulla, è nuovissimo, allora io lo donerò a qualcuno, la felicità delle piccole cose. Invece, un altro che mi ha attratto dalla copertina, edito sempre da Feltrinelli, è Il caffè dei piccoli miracoli. Diciamo che per quest'estate ho veramente l'imbarazzo della scelta, ma ultimamente sto anche leggendo parecchio e quindi, cioè, ho ripreso a leggere parecchio perché mi ero un attimo fermata e quindi questo mio circondarmi di volumi rende il tutto molto più piacevole perché mi piace tanto, ma veramente tanto, immergermi in storie, in personaggi, in posti diversi dal mio e quindi in una sola parola, sognare, viaggiare, sognare, diciamo sognare. E forse ho comprato anche qualche ebook. Oltre a quelli che vi ho detto, ma sinceramente non mi ricordo. Comunque non sto, sono fuori lista se li ho presi perché ho preso l'abitudine di segnare tutto. Ovviamente, dopo tutto questo bottino, dovrò fare una promessa solenne di non comprare più niente almeno per tutto maggio, ma io direi forse anche giugno. Quindi intanto questo era tutto per questo video. Spero che qualcuno di questi libri possano suscitare la curiosità di qualcuno e poi magari ci possiamo confrontare. Di qualche volume sicuramente vi farò la recensione. Se vi è incuriosito in particolare qualche testo, scrivetemi nei commenti e ne parliamo insieme. E fatemi sapere se li avete letti, datemi qualche consiglio, così magari, ok, mi fermo a maggio o giugno, però metto un wishlist, e ne ho veramente tanti wishlist.
Ci vediamo comunque al prossimo video e sicuramente vi farò qualche recensione e vi darò qualche consiglio extra a questi libri perché questi sono solo gli acquisti di aprile, ma marzo non è stato da meno, come vedete alle mie spalle. Quindi se avete voglia di farvi qualche regalo a maggio, visto che maggio è il mese dedicato ai libri, seguitemi. Tra le altre cose, sicuramente sui miei social, Instagram e Facebook, posterò anche dei consigli, di libri per la festa della mamma. Quindi vi aspetto e vi ringrazio per aver visto questo video. Ciao!